Buonasera ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono appena entrato dal Braglia di Modena, dove il Pisa ha perso due reti a zero. Mi raccomando, prima di andare avanti, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Beh, io la faccio breve stasera, corta, breve e concisa. Allora, io ero sul pullman, no? Il pullman con tutti gli altri, uomini che si parlava di più di meno, poi c'è stato uno accanto a me che aveva il cellulare collegato con canale 50, insomma eravamo lì che si ascoltava, insomma, l'intervista dell'Orsini, dove diceva fino all'espulsione di Emerson Pizzo giocava, faceva, diceva. Ma io vorrei sapere una cosa, ma da dove escono queste battute? Queste sono battute. Pisa non ha mai giocato, il Pisa non è mai entrato in partita stasera, mai, cioè nella maniera più assoluta. Pisa, a parte una punizione, a parte un tiro, tre tiri in totale. A me mi deve spiegare, ma di cosa stiamo parlando, ma quali fantasmi andiamo cercando? Pisa giocava, poi alla fine l'espulsione di Hermansson, però, ma cosa? Il Pisa non è mai, va bene, il Pisa non è mai entrato in partita, questo è il discorso, comunque. Io la faccio corta così, dicendo questo: Nicolas, sei bravo, è salito in cattedra perché fondamentalmente ha parato un calcio piazzato, quindi bene. Barbieri 5, sicuramente Barbieri 5, nel finale, vabbè, Gongelli, Scabba 5, Canestrelli 5, stasera lascia, poi è stato lasciato solo dal compagno, quindi da Hermansson, quindi non ha più interloquito, quindi niente. Hermansson, un disastro totale. 4 e 4. Beruato 4 e mezzo, perché Beruato, cioè, ha recuperato una chiusura, è andato provvidenziale, insomma, su strizzolo, ma se no niente di che, insomma, ecco, voglio dire, perde palla, sempre in ritardo, non corre. 4. Veloso stasera 5 e mezzo, non mi è piaciuto niente. Nagy 6, bravo Nagy, l'unico, il pulitore di palloni, secondo me, bene, perché specialmente nella ripresa. Ecco, Arena 6 e mezzo Arena, perché Arena è un ragazzo che si è dato da fare. Ha ancora il motore da oliare, ma alla fine è stato l'unico che, insomma, è riuscito a fare qualcosa. Poi è entrato Tano, a momenti ha rischiato qualcosa, un fallo, ma vabbè, giocato per quello che ha giocato, quindi. Palotti 5, poi il mister ha deciso di inserire al posto di Palotti Malacara. Anche Malacar non ha fatto niente, ma perché la squadra non fraseggiava, non c'era fraseggio, non c'era niente, quindi era inutile. D'Alessandro 5, sostituito poi da Vignato, un altro 5 anche a Vignato, perché il nulla né niente. Moreau 5, ma d'altra parte, fondamentalmente, cioè, palloni ne sono arrivati veramente pochi, quindi ce la somma alla fine. Arriviamo ad Aquilani senza vuoto NP, perché prova a ridisegnare qualcosa nella ripresa dopo l'espulsione di Hermansson, ma nemmeno i cambi hanno sortito l'effetto sperato, non c'è stata la spinta, no? Quindi di conseguenza, non essendoci stata la spinta della squadra, cioè la voglia di recuperare, è chiaro che si vanifica ogni qualsiasi cosa si voglia fare. Che dire, per fortuna adesso c'è lo stop e c'è da riflettere, ma veramente c'è da riflettere, ma da riflettere bene, perché altrimenti qui, nonostante gli acquisti, nonostante gente di spessore, perché secondo me Pisa ha dei giocatori di spessore, non si riesce a tirare fuori un ragno da un buco. Aspettiamo che rientrino gli infortunati, ma nell'attesa dobbiamo fare un qualche cosa.
E l'occasione è proprio questa qua dello stop. Dobbiamo fare un qualcosa, cioè dobbiamo riflettere, e riflettere bene. Al di là di quello che poi si va dicendo, di vari commenti, nelle varie interviste, io direi non andiamo a rincorrere fantasmi o non andiamo a rincorrere cose che non ci sono, per favore. Per favore. E la partita l'abbiamo vista tutti. Pisa non è mai entrato in partita, il Pisa non ha mai fatto, cioè praticamente non ha fatto niente. Quindi cerchiamo testa sulle spalle, piedi a terra, e cerchiamo di inquadrare la situazione, perché qui c'è bisogno di inquadrare bene, bene la situazione. Beh, io vi aspetto lunedì per la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri, e nel lasciarvi vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì.